Salve amici e amiche, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei presentarvi questo punto molto semplice, facile da elaborare e che può essere utilizzato in maniera diversa da come di solito usiamo il nostro punto Salomon o spuma di mare o streghetta intercalato al punto Puff, perché ve lo mostrerò in maniera lineare. Non sarà a V, non sarà a scialle, non sarà triangolare, ma semplicemente in maniera lineare. E in questo modo si potrebbero utilizzare e realizzare lavori svariati, da uno scialle a una sciarpa, a una stola, a un coprispalle, a un pareio per il mare. Insomma, sono tanti lavori che in maniera lineare si possono realizzare. È molto bello, è traforato, è fragile, è leggero, è fresco, prettamente estivo. Potete usare tutti i tipi di filati che vi piacciono e in questo periodo desiderate di più, che sono il lino, il cotone, la seta, il nylon e anche tutti i svariati tipi di colori che vi sono, per poter realizzare ciò che preferite di più. Quindi, se avete piacere di seguirmi, io vi vorrei mostrare come poterlo realizzare. È molto semplice, non è tanto complicato, è anche bello poi da poterlo mostrare con il lavoro che poi si può realizzare. Allora, io come mio solito fare, ho messo come, diciamo base, le chiamo catenelle, ma in effetti sono 10 punti Salomon. Quindi ricordatevi che per iniziare qualsiasi tipo di lavoro vorreste realizzare, bisogna mettere un numero pari di punti Salomon. In questo caso io nel mio piccolo campione ne ho messo 10. Ok? Cosa faccio? Dopodiché proseguo e conto, tornando indietro da questi 10 punti Salomon, 1, 2, 3 e vado al quarto, dove lo chiudo con un punto basso. Tornando indietro, ripeto, vado al quarto nodino del punto Salomon che ho appena fatto e faccio un punto basso. Guardate, realizzo come una sorta di rombo, una sorta romboidale, o anche come lo vengono a definire una forma di diamante, e anche il colore della lana che uso, del filato che sto usando, le dà proprio questa tipologia di diamante. Poi proseguo e vado avanti, faccio un mezzo punto Salomon col suo nodino e un altro punto Salomon, o punto streghetta o spuma di mare, come piace a voi definirlo. Salto questo punto di base, vado nell'altro e poi proseguo ancora. Un mezzo punto Salomon col suo nodino, un altro mezzo punto. Cerco di mantenere un'ampiezza adeguata, è uguale l'una all'altra e vado avanti. Salto il punto sottostante e vado nell'altro nodino che ho a fianco. Anche qui entro, tiro sul filo facendo un mezzo punto basso per non appesantire il punto stesso, allungo il filo, faccio un mezzo punto Salomon in questo modo, un altro mezzo punto Salomon, cerco sempre di mantenere un'ampiezza adeguata l'uno all'altro. E arrivata a fine bordo del mio lavoro, faccio un vero e proprio punto basso qui, dove ho iniziato le mie catenelle di lavoro. Così. Ora, questa è la semplice base di quello che sarà poi il nostro vero e proprio lavoro, dove intercaliamo i punti Puff ai punti Salomon, che vanno molto, è un punto che piace e attira tantissimo per la sua semplicità, per la celerità del lavoro, perché è fresco, perché è traforato, perché estivo, insomma, e piace tanto anche a me. Quindi rigiro il lavoro e ricordatevi che ogni volta che facciamo il rigiro lavoro dobbiamo lavorare sempre 3 punti Salomon. Quindi in questo caso
1, un punto Salomon col suo nodino, 2 punti Salomon e 3. Ogni giro lavoro, ricordatevi 3 punti Salomon. Dopodiché io salto questo punto sottostante, vado nell'altro punto. In quest'altro punto io farò, eseguirò il mio punto puff. Salto questo punto sottostante e vado nel punto a fianco, dove eseguirò il mio punto puff con le sue gettate. Voi regolatevi in base al filato che avete. 1, 2, 3, 4. A fare le gettate che più preferite, se lo volete più pomposo, se lo gradite meno evidente, regolatevi voi. Proseguo e continuo, mezzo punto Salomon e un altro mezzo punto Salomon. Salto il punto sottostante, vado nell'altro nodino. Qui, in questo nodino, come base, io lo prendo per base e faccio un altro punto Salomon. Con le sue gettate 1, 2, 3, 4 a me bastano. Chiudo, blocco e ho fatto un altro punto puff. Poi continuo ancora, mezzo punto Salomon, un altro mezzo punto Salomon. Salto il punto sottostante, filo sull'uncinetto e vado nel nodino a fianco che lo prendo come base per elaborare un altro punto puff con le sue gettate. Chiudo, blocco e ho realizzato un altro punto puff. Poi proseguo, faccio un mezzo punto Salomon, un altro mezzo punto Salomon, opla. Un altro mezzo punto Salomon, cerco di mantenere, ripeto, una distanza adeguata tra un punto e l'altro. Salto questo punto di base, vado nel nodino a fianco, filo sull'uncinetto e anche qua faccio un altro punto puff con le sue gettate. 1, 2, 3, 4. Chiudo, blocco. A questo punto un altro mezzo punto Salomon. E per chiudere il mio lavoro, sono arrivata al nodino finale, faccio un punto Salomon per raggiungere l'altezza del lavoro che ho fatto, quasi un doppio punto Salomon, così, per dare marginalità anche al lavoro che stiamo svolgendo. Ora rigiro il mio lavoro, questo è quello che abbiamo ottenuto per ora. Vedete che i punti puff si intercalano ai punti Salomon. Ricordatevi ogni volta che facciamo il rigiro lavoro 3 punti Salomon, 1, 2 e 3. Quindi salto questo punto di base, filo sull'uncinetto, vado nell'altro nodino e anche qui faccio un altro punto puff con le sue gettate. Chiudo, blocco, proseguo. Un altro mezzo punto Salomon, un altro punto Salomon. Salto il punto di base qui sottostante, filo sull'uncinetto, vado nell'altro nodino centrale e faccio un altro punto puff con le sue gettate. Chiudo. È saltato, lo ripeto, scusatemi. È molto facile infatti perdersi perché scivola anche tenerli tutti sull'uncinetto, alle volte è un po' difficoltoso i punti. Eccoli qua. Io faccio un altro punto puff, chiudo, blocco, faccio un altro mezzo punto Salomon, un altro ancora mezzo punto Salomon, così. Salto il punto sottostante dove c'è anche il punto puff, come potete notare, filo sull'uncinetto e vado all'altro nodino. Questo nodino io realizzo un altro punto puff. 1, 2, 3, 4, a me bastano. Chiudo, blocco e ho fatto un altro punto puff. Eccolo qua.
proseguo, un mezzo punto Salomon, un altro mezzo punto Salomon, così, salto questo punto sottostante, vado nell'altro nodino e realizzo un altro punto Puff nel nodino centrale come base. Faccio le gettate che desidero, chiudo, blocco, poi un altro mezzo punto Salomon e per dare marginalità al mio lavoro raggiungo l'altro nodino sottostante, tiro su il filo, riacchiappo l'altra parte del filo e faccio un punto doppio Salomon per dare quasi marginalità al nostro punto. Eccolo qua. Il lavoro che abbiamo ottenuto è questo ed è molto semplice. Mi sembra ripetitivo e noioso dovermi rispiegare. Ricordatevi, ogni volta che facciamo il rigiro lavoro dobbiamo fare 3 punti Salomon e come avete notato questi punti puff si intercalano anche l'uno con l'altro. Ogni volta che rigiriamo, anziché lavorare sul nodino sottostante, in questo caso in punto puff, non ci possiamo sbagliare, lavoriamo nell'altro nodino e qui elaboriamo un altro punto puff. 2 punti Salomon, salto questo punto di base e vado nell'altro nodino a fare un punto puff. 2 punti Salomon, salto questo punto di base, nell'altro nodino un punto puff. Uguale, proseguo, 2 punti Salomon, vado qui, faccio un altro punto puff e per chiudere poi il nostro giro in marginalità facciamo un mezzo punto Salomon e un altro punto, quasi punto doppio per chiudere il nostro lavoro. Mi sembra molto semplice, molto facile da poter sviluppare, utilizzare, realizzare per altri tipi di lavori. Essendo in forma lineare, si possono fare di svariati creazioni con la nostra fantasia. È molto bello, è molto semplice, ho visto che attira molto anche come tipo di lavoro perché forse è molto facile da fare, è celere nel realizzarlo e poi essendo estate traforatissimo, fresco e leggero. Spero di avervi dato perlomeno almeno un'idea per poter realizzare anche quest'estate dei lavori particolari. Si possono fare svariati lavori, non voglio essere ripetitiva, ma io li utilizzerei per cose diverse, belle, originali. Che vedete voi dal vostro punto di vista e piacere cosa potete realizzare al meglio. Usate tutti i tipi di filati che volete, dal cotone al lino, alla seta, al nylon, come i colori che desiderate ancora di più per poter utilizzare. Quindi, mi sembra di aver terminato, sperando di avervi fatto cosa gradevole e piacevole, anche dandovi questo spunto per l'utilizzo del punto lineare, ripeto, sia Salomone intercalato dai punti puff, e mi auguro di sentirci e vederci al prossimo tutorial con cose nuove, belle, innovative e che ci piacciono di più. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi per la vostra attenzione, per la compagnia che mi fate, a me assai importante, lo ripeto e lo dico sempre e sono sincera, credetemi. E ne approfitto anche per chiedervi, il favore di cliccare sul campanellino dove c'è scritto Nuvole di Lana a fianco. A me farete cosa gradita. E siccome abbiamo lavorato all'uncinetto, non mi resta altro che salutarvi come il mio solito saluto en crochet. Quindi ci vediamo e ci sentiremo al prossimo tutorial e vi ringrazio e vi saluto ancora. Grazie veramente. Salve a tutti al prossimo tutorial. Ciao e grazie.